L'isola dei sentimenti. C'era una volta un'isola dove vivevano tutti i sentimenti e i valori degli uomini. Eh sì, il buon umore, la tristezza e, come tutti gli altri, incluso l'amore. Un giorno venne annunciato ai sentimenti che l'isola stava sprofondando. Allora prepararono tutte le loro navi e partirono. Solo l'amore, volle aspettare fino all'ultimo momento. Quando l'isola fu sul punto di sprofondare, l'amore decise di chiedere aiuto. La ricchezza passò vicino all'amore su una barca lussuosissima. E l'amore le disse: ricchezza, mi puoi portare con te? Non posso, c'è molto oro e argento sulla mia barca e non ho posto per te. L'amore allora decise di chiedere all'orgoglio. L'orgoglio stava passando su un magnifico vascello. Orgoglio, ti prego, mi puoi portare con te? Non ti posso aiutare, amore, qui è tutto perfetto, potresti rovinare la mia barca. Allora l'amore chiese la tristezza: tristezza, ti prego, portami con te, lasciami venire con te. Oh, amore, rispose la tristezza, sono così triste che ho bisogno di stare sola. Anche il buon umore passò di fianco all'amore, ma era così contento che non sentì che lui lo stava chiamando. Ecco, all'improvviso una voce disse: vieni amore, ti prendo con me. Era un vecchio che aveva parlato. L'amore si sentì così riconoscente, pieno di gioia, che dimenticò di chiedere al vecchio il nome. Quando arrivarono sulla terraferma, il vecchio se ne andò. L'amore si rese conto solo allora di quanto gli dovesse e chiese a sapere, ma puoi dirmi chi mi ha aiutato? È stato il tempo, rispose il sapere. Il tempo? Si interrogò l'amore. Ma perché mai il tempo mi ha aiutato? Il sapere, pieno di saggezza, rispose: perché solo il tempo è capace di comprendere quanto l'amore sia importante nella vita. Nazim Hikmet, lui aveva capito tutti, i vecchi non si possono mettere da parte.